sono qua a Pisa, ora non so neanche, c'è pieno di televisioni che mi seguono, vogliono la domandina, vogliono la parolina, vogliono creare il caso, vogliono un nome e cognome per creare poi i titoli per domani. Cioè, siamo in balia di qualcosa di strano. Però oggi alle 4 hanno deciso finalmente che i simboli saranno 169. Quindi siamo, allora 169 è la fotografia del nostro paese, cioè sono simboli, io non voto più. E allora tu devi andare a votare uno che non vuole votare. Cioè, poi quelle le tasse non le pago, io neanche. Cioè, ma siamo veramente fuori di testa. E allora pensate che mi detesto la transenna. Io odio le transenne, ve lo giuro. Perché io vorrei essere lì in mezzo, senza transenna. Io non vorrei transenna. No, lo capisco. Ed è il simbolo di questa Italia transennata, tra chi può e chi non può. È questa, la transenna. Noi per presentare il simbolo siamo stati 3 giorni a fare la coda perché hanno transennato. Mi insegnate di dire che sono aperte le possibilità di presentare il simbolo, il segnale non è stato metterlo sulla gazzetta ufficiale, era la transenna. È comparsa la transenna davanti al Viminale, tutti, allora ci va tutti insieme a fare una coda, sembra proprio quelli che andavano a comprare l'iPhone 6, sai, tutti in coda. E poi il primo che arriva mette il simbolo, ma mi sembra normale. Ma io non ce l'ho con questi ragazzetti che volevano fare i furbetti con Pietro, poi non tanto ragazzetti, c'erano dei giornalisti, c'erano anche dei partiti politici dietro, ma chi se ne frega? Ma è il concetto, che lo Stato non c'è più, è il concetto che la burocrazia ha sostituito la democrazia. Ma cosa significa? Che dobbiamo fare ste code? Ma se non partivo io a luglio, non partivamo noi con 2 studi legali, ve lo giuro, 2 a luglio, non ce l'avremmo mai fatto, neanche entrare in competizione. Non arrivavamo alle regioni, perché ogni documento portato cambiava ogni 15 giorni, ogni regione a statuto speciale ha un documento diverso, il download non li puoi scaricare, solo in A3, quindi devi andare in copisteria. Il simbolo per consegnarlo deve essere stampato su carta speciale patinata che fa solo la cartiera di stampo. E allora se tu porti 1000 firme, siamo gli unici che giriamo per firme, siamo gli unici. Ecco perché hanno accorpato regionali, hanno accorpato tutto a settembre, per abbreviare i tempi, perché si vede che hanno un po' di paura, non lo so perché, siamo i nostri. Siamo i nostri. Ma allora, ma il principio, qual è? Che dovevi portare 1000 firme in base alla circoscrizione del numero di abitanti, se ne portavi 1200 sarebbero state annullate tutte le 1200 firme. Ma è incredibile, non dovevi portare da un minimo massimo, ti dico, da 500 a 1000. Se ti sbagliavi annullavano tutto, allora dovevi portare un 10% di meno del massimo o un 10% di più del minimo. Ma voi non sapete, uno dei miei legali è in analisi, ha detto io non vengo più, sta prendendo fastidio. Gli italiani all'estero, ma porca puttana, abbiamo dei ragazzi meravigliosi all'estero che non riescono a votare perché i consolati non si fanno trovare. O c'hanno il cervellotto, o mettono un naso con una telefonata, con una segreteria a pagamento. Ma stiamo scherzando, i consoli, ma i consoli devono fare quel lavoro lì. Ma allora cambierà tutto, lo sanno che cambierà tutto. Lo sanno anche perché hanno paura, perché se fa tanto il movimento di entrare in Parlamento, e io credo che ci siamo, magari più o meno non ha importato, se entriamo lì, il Parlamento si apre, si spalanca, diventa una vetrina, e rubare quando ti illuminiamo con un riflettore, non rubi più! E allora quando mi dicono il programma, e tutto il programma, come se fosse importante il programma, sono in campagna elettorale e dicono il programma. Il 1 milione di posti di lavoro, ecco il programma, il federalismo, ecco il programma. Io non ne ho programma, il mio programma è una cosa sola, devono andare via tutti, prima. Populista, sei il populista che non fa cosa. Si vede, populista che non fa cosa. No, guardate se in televisione sentite la parola scomparsa dai media, la parola antipolitica. Non c'è più l'antipolitica. L'antipolitica ero io, vi ricordate? Io che volevo il Parlamento pulito. Adesso parlano loro di avere della gente che è candidata, che non deve avere procedimenti penali. Io sento della gente da toccarsi i coglioni che dicono che vorrebbero diminuire l'IMU. Loro, gente, è cicatricante. Sono in più.
oggi un politico è devastato, non ce ne accorgiamo, ma è uno che fa un lavoro disperante. Disperante perché il Parlamento vota cose che non capisce. Ma non perché è più stupido di un anno, perché la politica è fatta così, è complessa. Se vai a vedere la legge di stabilità di Rigor Mort, di questo è un ritardato morale. Monti ha ritardato morale, vuol dire che lui fa una cosa, poi immorale, ma non riconosce che è immorale, dice la fa e poi la nega il giorno dopo. Il redditometro non lo vorrei modificare, ma lo potevi fare prima, cioè non si vedono moralmente, sono ritardati. È gente strana, con delle psico compulsioni, è gente che sta lì e deve votare in Parlamento in base alla direttiva della propria segreteria e vota. Che cosa vota? Andate a vedere il patto di stabilità. Votano. Paragrafo 11, capitolo 7, modifica del capitolo 4, comma 6, modifica il paragrafo 7 del comma 8 della legge 2012, che modifica la legge 2006 del paragrafo 7 del comma 8. È chiaro che se il tuo lavoro è quello di non capire un cazzo, è chiaro che poi ti sfoghi con la famiglia, basta una figa con un niente così che ti spalla tutta la famiglia, e sei debole. E allora qua ci vuole una psichiatra. Ma noi stiamo andando verso questo declino qua morale anche noi, signor. Uno mi ha fermato e ci sentivo due che parlavano lì e uno diceva, a lui a lei diceva non vedo l'ora di conoscerti online. Ma che cazzo vuol dire? Quell'altro ha detto se avessi un lavoro sciopererei. Stiamo sballando tutti, stiamo sballando perché non c'è più lo Stato. Perché lo Stato bisogna che si riprenda le sue direttive di Stato. Non siamo più una comunità, non ci sentiamo più comunità, ci sfreniamo uno con l'altro. Io voglio sentirmi parte di qualcosa. E questa idea è partita da lì, per sentirsi parte di qualcosa, porca, perché non si può pensare a una politica così, fatta da questa gente che è in televisione. Ma io ho visto Santoro che ha dato ospite. Sono dei orsi, sono sani, sono ologrammi, Berlusconi non esiste, sono detto che non c'è un ologramma, lucido, fatto di componenti chimiche. Ma che cos'è? È uno sport come parlare con Mastrolino, ma cosa ne dice Mastrolino? E c'è gente che crede che esca dalla lavatrice Mastrolino. Allora, questo fa paura, questa idea di politica, perché è un'idea di prendere parte di voi, io sono solo il garante di questo movimento, non sono candidato, e continuano i giornalisti a usare lo stesso lessico, le stesse frasi, della politica morta, della politica vecchia, con chi a lei, e quando sarà in premier, ma non c'è nel premierato, non c'è nulla in Italia. Non c'è il premierato, io non sono candidato né candidabile, né mi sono mai sognato di entrare a fare politica attiva. Primo perché ho 82 pendenze penali, io ho 82 processi, c'erano 20 più di Berlusconi senza aver mai fatto il presidente del Consiglio. Combatto, sono una forza, è venuta una forza a 65 anni e non pensavo di averla. Non me l'aspettavo, di credere in una cosa, e quando credi in un sogno che lo condividi, diventa veramente una cosa straordinaria. Noi non prendiamo soldi, abbiamo fatto le primarie, le parlamentari ce l'hanno copiate subito, benissimo, siamo contenti se ci copiano, no? Per l'amor di Dio. Ma noi l'abbiamo fatta senza soldi, non abbiamo chiesto 2 euro a quello, 1 euro a quello, 2 euro a quello, l'abbiamo fatto gratuitamente, e oggi qua avete una candidatura dei vostri candidati, delle vostre circoscrizioni, eccoli qua, un mese prima, ve li presentiamo, vi vanno bene, li votate, non vi vanno bene, non li votate. Questa si chiama democrazia. Il 55% dei candidati che andranno in Parlamento, grazie alla vostra attenzione, se ci andranno, sono il 55%, sono donne, donne. Noi l'abbiamo fatta, noi abbiamo donne, poche donne nel movimento, è vero, però le donne che si sono candidate nel movimento sono state votate tutte. Perché quando c'è la libertà di voto, le donne prendono il voto, e come se lo prendono? Ecco perché nel nostro Parlamento ce ne sono poche. Non abbiamo chiesto un euro a nessuno,
ma è meraviglioso, ma io da casa mia mi hanno accusato di chi? La democrazia, ma non sanno neanche che cosa vuol dire, le parole, democrazia, il Parlamento, cosa sono? Non sono più niente. Noi pensiamo che queste parole abbiano un significato pubblico, privato, Parlamento, Corte Costituzionale, non hanno più quel significato lì, è stato svuotato di tutto. E allora io mi sono aperto il mio computer da pensionato, perché i vecchi, questi vecchi, gli anziani come me, pensionati, vengono e mi dicono: ma come facciamo noi a usare il computer? Noi abbiamo delle difficoltà. Vai a vedere di notte, abbiamo fatto dei sondaggi, chi è collegato a internet di notte? Tutti pensano che non dormono, non sanno che cazzo fare tutta la notte e sono lì a vedere i farmaci più forti. Allora, metà dei televisori venduti in America, venduti in Corea, venduti in Giappone, sono già dentro col wifi, sul telecomando c'hai un pulsantino che sei subito collegato su YouTube, non c'è. Mi dicono: gli anziani non riescono a usare internet. Non è vero, hanno lo sguardo nel vuoto quando vedono un computer. Avete mai visto un pensionato, lo sguardo di un pensionato alle poste, dentro le poste con un biglietto in mano che si guarda così? Dove devo andare? Sono il numero 147, hai capito? Non sanno dove andare. Allora basta, basta, e guardatevi un po' attorno, adesso. Ci sono più persone anziane che persone giovani. Vuol dire che sono gli anziani adesso che stanno spingendo i giovani. I giovani sono rallentati, forse perché hanno subito quello che hanno subito e continueranno a subire. Ma io da casa mia ho aperto il computer, ho messo una password. Sono andato a vedere i candidati della mia regione, erano 25, ho visto le facce, ho visto il curriculum, alcuni hanno messo dei filmati, e da casa mia, gratuitamente, senza spendere nulla, ho fatto tre clic, tre preferenze, e ho votato un ragazzo di 22 anni precario, un ingegnere e una professoressa madre di tre figli laureati in economia. E io vorrei che il prossimo ministro dell'economia fosse una signora con tre figli che ha avuto le palle per portarsi avanti la famiglia e crescere i suoi figli, che sa assolutamente di più di questi cialtroni. Siamo la gente normale, ci hanno convinto che la politica sia complessità, perché siamo, quando non capisci sei vittima. Quando non capisci sei vittima, e noi ci tentano non farci capire. Ed ecco perché le leggi non si capiscono, ne abbiamo 350.000. Ecco perché mettiamo l'imprenditore, il piccolo imprenditore, che deve pagare, deve spendere 32 giorni della sua vita solo per poter pagare le tasse, capire. Hanno una tassazione del 71%. Abbiamo lanciato sul blog adesso, dateci una mano, andate a votare per vedere che cosa si può fare. Ma no, le cose per la piccola impresa, che adesso mettono al centro tutti, quelli dell'antipolitica. Noi l'abbiamo già fatto, signori. Noi 15 parlamentari del Parlamento siciliano, del Movimento 5 Stelle, hanno preso il 75% del loro stipendio, l'hanno messo in un conto della regione, quindi gestito dalla regione ma controllato dal Movimento. E questi soldi andranno a fare del microcredito alla piccola e media impresa, ma abbiamo fatto quei soldi nostri. Allora, noi non abbiamo preso finanziamento, noi conosciamo quello le province, non ci siete. Non si è mai sognato di candidarsi alle province, ecco perché te lo dicono. E allora è inutile parlare di Milano, di Pisa e di Livorno. Le province vanno abolite, ma non lo possono fare loro perché sono tutti dentro. Lo possiamo fare noi e ce l'abbiamo nel programma. E allora, questo curatore fallimentare, questo padre Merri, dell'esorcista, parlo di morto. Parleremo sotto un lampione così, che scopre la società civile, perché non ha parlato prima la società civile, perché quando non è arrivato, non è detto: signori, bisogna fare dei sacrifici, li facciamo tutti insieme, perché non è partito da sopra invece che da sopra? Bravo. Perché non ha detto che il presidente della Repubblica nostro costa 240 milioni e sarebbe un po' il momento di tagliare quei fondi lì? Perché deve avere tre Maserati, un uomo di 85 anni che non è neanche ai tragedi? Bravo.